oggi vi portiamo da Starbucks. Benvenuti nella nostra cucina virtuale. Eh sì, come ha detto il consorte, qui oggi facciamo un bel viaggetto da Starbucks. Starbucks si ostina a non volere venire in Italia e noi corriamo ai rimedi. Portiamo le specialità di Starbucks direttamente a casa vostra. Bravi, non aprite in Italia, perché in Italia c'è il pizzo, c'è la mafia e c'è troppe tasse da pagare. Fate bene a non aprire in Italia. E quindi, grazie a voi che non aprite in Italia, noi possiamo fare questo, come si chiama? Video. E faremo oggi... Bravo, video. Brava! No, faremo oggi il frappuccino, la mia bevanda preferita di Starbucks, il cappuccino freddo al cioccolato. E allora spostiamoci di là e andiamo a preparare questa golosità. Ed ecco gli ingredienti per preparare il nostro mitico frappuccino di Starbucks. Allora, 15 grammi di zucchero, sono un cucchiaio bello abbondante, 2 caffè ristretti, circa 60 grammi, poi 90 grammi di latte, io lo uso parzialmente scremato, voi potete usarlo come volete, 5 cubetti di ghiaccio, vabbè non lo sostituisco, 5/6 cubetti di ghiaccio e 2 bei cucchiai di sciroppo di cioccolato, io questo ho fatto in casa. E poi per guarnire ovviamente della panna spray, non la panna fatta in casa, perché noi dobbiamo rifare il cappuccino di, il frappuccino di Starbucks, e il frappuccino di Starbucks ha una panna finta sopra e quindi noi dobbiamo rimettere una panna finta sopra. Se mettiamo la nostra panna fatta in casa viene un'altra cosa. Quindi io userò, e speriamo che ce la faccia, il mixer bullet per fare il frappuccino, così lo proviamo insieme e vediamo come funziona. Allora, all'interno del mio bicchiere metto tutti gli ingredienti, quindi il ghiaccio, il caffè, il latte, sugar, i 2 bei cucchiaiozzi di sciroppo di cioccolato, belli carichi, eh? Delicious. Chiudo, infilzo, frullo. Prendiamo il nostro bicchiere di Starbucks, potete usare comunque anche un bicchiere normalissimo, e voilà! Guarniamo con della panna montata, un pochino di sciroppo. Ragazzi, e buon frappuccino di Starbucks a tutti! Alla mia salute! Vi lascio le foto, me lo vado a ciuppare e noi ci vediamo dopo! Ciao! Se anche voi pensate che potevo vivere anche senza vedere questo video, avete ragione. No, però ve la posso dire una cosa, provatelo almeno una volta e poi diteci se ne vale la pena o meno. Allora, la densità dipende da voi, a seconda di quanti cubetti di ghiaccio mettete. Se lo volete più denso, un po' tipo gelatino, mettete un paio di cubetti in più di ghiaccio. A me piace più lento, più liquido, perché mi piace ciucciarlo con la cannuccia. E quindi se lo fate troppo denso, cosa succede? Che succhiate tutti i liquidi e poi vi rimane tutto il ghiaccio senza sostanza. Di conseguenza io tendo a fare... Che fai quella fase? Che brutta scena! È la verità, che brutta cosa! Vabbè, quindi io tendo a farlo direttamente più liquidino, come avete visto, in modo che la cannuccia possa tirarlo su agevolmente. Decidete voi il grado di cremosità, ma fatelo, provatelo e vedrete che è buono. E non vi preoccupate, perché molto presto arriverà anche lo sciroppo di cioccolato fatto in casa, genuinissimo! Bene, vuoi dire qualcosa? No. Bella camicia. Complimenti, grazie. E quindi, se volete altre ricette di Starbucks, fatecelo sapere. E qui la genia del male cercherà il modo di riprodurle casalingalmente. Casalingalmente si può dire? Si può dire, qua si può dire di tutto. Bene. Benissimo.
Che volevi dire? No, che... niente. Bene. E quindi, se anche voi la prossima volta volete vedere un po' di bellezza e sicuramente anche un po' di professionalità in cucina, seguite questo canale e mi raccomando, condividete il video. E naturalmente regalateci un pollice in su, solo per lui, guardate. Va bene, noi ci rivediamo sempre qua. Sulle vostre tavole. Ciao! Ciao.